Ciao a tutti cari amici di Fish Project, siamo qui oggi per il nostro consueto appuntamento del giovedì. Questo giovedì parleremo di Egi e parleremo in particolare di una totanara che abbiamo da tempo in negozio ma abbiamo aggiunto da poco nel nostro store e ve ne voglio parlare prima che se le portino via tutte. Bene ragazzuoli, prima di parlarvi di queste totanare vi invito ad iscrivervi al nostro canale per supportare il nostro lavoro e per non perdervi nessun appuntamento che facciamo ogni giovedì. Eccoci qua, vi voglio parlare appunto di queste totanare perché se le portano veramente via tutto. Adesso è la stagione top qui da noi in zona per le seppie e i calamari e questa nuova totanara sta dando veramente tanti risultati. La totanara di cui volevo parlarvi è la Giazzui Deep Egi. Questo modello è stato presentato nel catalogo 2022 di casa Giazzui ed è un po' l'evoluzione della famosissima Cabo Squid e è stata migliorata a un prezzo un po' più alto perché sono state messe in campo delle tecnologie veramente carine. La prima tecnologia di cui appunto volevo parlarvi è che è stato messo un cestello di casa Ovner. Questo perché abbiamo il top di gamma appunto per la cattura delle seppie con l'angolatura giusta per non perderne neanche una. La seconda cosa che notiamo già subito mettendo vicine le due totanare è la seta con cui è stata ricoperta, perché nella nuova versione di Egi è stata montata un tessuto molto più dettagliato nei colori, più resistente in termini di catture, perché molte volte ci troviamo ad utilizzare una totanara e doverla cambiare perché si rovina un po' la sua pelle che ha con i tentacoli delle seppie, con le morsicate che ci danno i cefalopodi. Con questa siamo sicuri per un gran numero di catture. È stata montata in maniera perfetta, è stato curato appunto ogni dettaglio di questa totanara fino ad arrivare anche a una precisa legatura vicino all'anello. Altra cosa che è stata variata è la dimensione del piombo. Questa totanara pesa 14,5 grammi, ha un affondamento di 1 metro in 5,5 secondi ed è una di quelle totanare intermedie che possiamo utilizzare in tantissime situazioni. Non ha bisogno di piombature, però se abbiamo appunto la necessità di andare più profonde è presente anche sempre proposto dalla casa che importa le Giazzui, le Egi Kako, che sono delle mascherine per far affondare di più le nostre totanare. Bene, cosa dire in più di questa nuova di Egi è anche il parco colori. Il parco colori di queste totanare è stato scelto in maniera meticolosa da Giazzui perché sono state presentate delle colorazioni veramente belle, curate in ogni minimo dettaglio. Ci sono delle serie che assomigliano un po' ai gamberi con aggiunta di colori fluorescenti, come possiamo trovare anche delle imitazioni semplici di alcuni pesci di scoglio, come che possono essere queste colorazioni qui che ricordano magari le varie perchie che troviamo vicino agli scogli, di cui la seppia e i calamari vanno molto ghiotti. Bene ragazzuoli, noi siamo arrivati un po' alla fine di questo video e volevo presentarvi un po' la nostra offerta per questo tipo di artificiali e abbiamo scelto di fare un pacchettino di 5 totanare nelle quali poi potete scegliere voi le colorazioni che mettiamo all'interno del pacchettino e in omaggio con le 5 totanare a 39€ vi verrà fornita una scatolina di mascherine Egi Kako da 15 grammi e 5 di questi splendidi e utilissimi copri e ancorettine. Queste servono appunto per non pizzicarsi e per poter magari agganciare all'esterno della nostra borsa un po' di totanare. Hanno un gancettino e sono molto comode. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro video. Qui sotto trovate tutti i link per guardare i colori, i modelli. Potete anche trovare appunto il link delle Cabo Squid, che sono sempre delle totanare molto funzionali. Noi ci vediamo con il prossimo appuntamento del giovedì. Statemi bene.
Ciao!